Ripascimento morbido sul litorale di Casalbordino Lido con un'imponente draga al lavoro ormai da 20 giorni che aspira sabbia accumulata al largo dei pennelli per poi ricomporre la battigia, da anni ridotta ai minimi termini a causa di fenomeni erosivi che hanno rischiato di mettere in ginocchio l'attività ricettiva della comunità costiera. Entro la fine del mese la prima parte dei lavori di ripascimento sarà completata nelle zone più compromesse, poi si provvederà a servire altri punti del litorale a rischio erosione. Un'opera insomma completa, finanziata da fondi regionali e che segue il rafforzamento delle barriere frangiflutti già effettuato in inverno. Casalbordino dunque brinda di interventi decisivi per ricomporre un litorale tra i più colpiti dall'erosione costiera. Entro breve 1.200.000 euro di fondi provenienti dalla Protezione Civile saranno impiegati per scogliere e pennelli, ulteriore difesa. Il sindaco Filippo Marinucci. Tecnicamente, cosa si fa con questi ripascimenti morbidi? La draga va sui banchi di sabbia accumulatasi nei vecchi ripascimenti, quindi andiamo a utilizzare sempre la stessa sabbia, la sabbia che esce dalle vasche, e andiamo a rimettere nelle vasche. Quindi la draga ha una pompa di portata intorno ai 80 metri cubi ora. Quindi al giorno ci riesce a pompare sulle 800 metri cubi di sabbia, perché l'acqua e facciamo sì che la sabbia viene riaccumulata nell'arenile e poi viene distribuita sulla pattigia, principalmente verso il mare, perché così il mare poi ha una forza di modellamento personale e quindi fa in modo di rimodellare tutto quanto. Quindi quella draga è una draga che aspira sabbia e basta. Non è una draga che ha il braccio di... è un aspiratore. È come se fosse un aspiratore che prende sabbia e viene ributtata là. È sempre la stessa sabbia. Finanziamenti definiti e approvati dalla Giunta regionale con opere di somma urgenza dopo i danni causati dalle forti mareggiate dello scorso novembre. Ben 5 milioni di euro messi a disposizione a tutte le località più a rischio della costa abruzzese. Ancora il primo cittadino. Corre obbligo di un ringraziamento all'assessore Campitelli, perché come prima accennavo, i lavori di rifacimento verranno effettuati anche sul lato nord e a un'altra struttura al lato sud. Quindi l'assessore Campitelli pubblicamente ci ha dato una mano per quanto riguarda anche l'organizzazione dei lavori. Quindi grazie assessore, io sono vicino a chi mi è vicino.